Buongiorno, avrei bisogno di un preventivo. Devo ristrutturare il mio appartamento e quindi rifare un po' tutti gli impianti. E so che voi siete specializzati. La città di Cava dei Tirreni ricorda Simonetta Lamberti, la figlia del magistrato Alfonso Lamberti, vittima della mafia. Simonetta aveva solo 11 anni quando rimase uccisa nel corso di un attentato il cui obiettivo era suo padre, che all'epoca era procuratore di Sala Consilina. Oggi, nella villa cavese, simbolo di Falcone e Borsellino, un mazzo di fiori, una preghiera e un abbraccio collettivo hanno avvolto i familiari e la cittadinanza accorsi al monumento eretto in memoria di Simonetta, scomparsa tragicamente il 29 maggio 1982. È un ricordo che rimane costante ed è un monito per la nostra città, che ci fa ricordare di quanto la violenza, la sopraffazione, la camorra, le mafie siano un male assoluto e rispetto al quale bisogna combattere sempre e soprattutto non arretrare mai, non pensare mai che questa battaglia sia finita una volta per tutte, nonostante i notevoli successi che nel corso degli anni la magistratura, le forze dell'ordine, la politica, la società civile ha ottenuto. È una battaglia che va sempre fatta e gli occhi vanno tenuti sempre aperti. Il ricordo di Simonetta Lamberti è da questo punto di vista di grande attualità e anche con una cerimonia semplice come quella che facciamo ogni anno, l'apposizione di un mazzo di fiori, testimonia però la vicinanza della città ai familiari, che sono quelli che poi hanno da sempre subito il colpo più forte, le conseguenze più forti di quel terribile omicidio. Io posso solo testimoniare che quando succedono queste cose comincia un periodo di calvario, che si protrae nel tempo e che si conclude sempre con purtroppo non bene. Quindi disgregazione della famiglia, disgregazione psicofisica dei colpiti, solo del papà e della mamma ovviamente, che sono cose che, come ho detto prima, che sembrano che passino, che diciamo la vita li cancelli, ma non è così.